Quest'idea nasce nel mettere insieme delle esperienze. Questa è stata la prima cosa, ancora a prescindere da Oikos come persona e con altre persone. Abbiamo visto tante cose nel nostro percorso professionale e l'idea di cogliere un momento di mettere insieme tutte queste esperienze, quindi nel mondo dell'arte, dell'architettura, del design, e abbiamo scelto un filo conduttore, un colore, il bianco, perché il bianco è comunque anche il colore che unisce tante situazioni. Quando parliamo nell'arredamento, quando parliamo nell'arte, abbiamo visto nella storia, e poi il bianco è anche un colore che rappresenta quella che è un po' la purezza, quella che è anche la creatività. Quindi abbiamo scelto il bianco. Poi abbiamo dato questo titolo perché nella città, perché ci saranno diverse location e dove i più grandi architetti e maestri dell'architettura a livello internazionale daranno una loro interpretazione del bianco e quindi daranno una loro idea di che cos'è, qual è la loro idea del bianco. E lì andremo a scoprire ognuno cosa pensa del bianco. Quindi questo cerchiamo di farlo in un aspetto più culturale e meno commerciale, nel senso che cerchiamo di utilizzare quelli che sono i prodotti in una veste però di una scenografia, di una sceneggiatura e non il prodotto fine a se stesso come un'esibizione. E quindi non, il nostro sforzo è, e non è semplice perché le aziende hanno sempre piacere di mettere in evidenza il prodotto. Oggi il prodotto noi lo vediamo su internet, ovunque andiamo il prodotto negli showroom, no? Invece vorremmo mettere insieme una visione diversa di una cultura anche nel modo di presentare i prodotti.